Bellissimi sono. Supremi. Un Ravager. Porca di... Guarda lì! Quanti panda! Sì, guarda i panda. Ma sei Ziggurat? No, sono alla cosa del coso perché... Allora, aspetta, prima che tu faccia qualche gesto sfrenato. Questo lama qua fuori. Grazie, attaccato. Grazie, Ultra Elite. No, aspetta! Muoio! Zitta! No! Come no! Dove sei? Pozione di rigenerazione suprema! Bevo! Ah, eccoti! Sloggo se succede così, Non riesco a uscirne! Uccidi Ravage, uccidi! Come li uccido i Ravage? Ok, sono in un buco. Stanno ammazzando un lama! Un panda, quello lì cos'è? Ma stanno pestando di brutto, ma che succede? Smettila! Aio! Bold! No! Ha seccato un sub-lama! Panda! No, ci voglio! Anna, per favore, Anna! Anna, vai via! Oh, già. Anch'io ora. Ho dovuto abbeverarmi di una pozione per non morire. Ero finito in un fosso con tutti i Ravager che mi toccavano. Ma è capace Bold, perché li mette tutti insieme tantissimo. Ma quelli stanno inseguendo Anna. Ma Anna, li sto uccidendo. Vi racconto una cosa. Questa mi si ritorcerà contro di brutto. Allora, ma di brutto. No! Un Ravager di PC Double Player. Dai, ce ne sono. Togli le ali, metti l'armatura, se non muori. Infatti, no, l'ho già fatto, meno male. Comunque fanno malissimo. Da quando sono di Quetzalcoatl fanno malissimo sti cosi, non capisco come. Vero, ma ci hai fatto caso anche tu? Quando io avevo tipo 14-15 anni, così, no? Praticamente avevo un gruppo di gioco. E tipo, giocavamo a un gioco online che andava di moda un botto di anni fa, quindi, no? Abbastanza. Quello delle navette, quello lì? No, questo qua era il gioco dei cavalieri, dei troll e dei coboldi. Sai che cos'è un coboldo, Cico, per esempio? Sì, è tipo quello che scavano. Tipo un ognomo. Che scava nelle miniere. Tipo sì, un ognomo. Scavatore. Però che scava, bravo, bravo. Quindi differente da piace, anche più brutto. Grigio, brutto. Con vabbè. Rasone, tutto strano. Sì. Allora, è lì, e praticamente io giocavo. Questi gruppo di amici, io mi chiamavo Lionheart. Pensa te, poi è diventato Lioness e poi è Lion. Possente, un po' quello. Ma Lionheart era molto, molto possente. Bello, molto possente. Però mi chiamavano Lionello Verginello. Questo è gravissimo. Ma che amici avevi? Avevo 15 anni e questi erano più grandi di me. Ma mi hai detto 12 prima. 14, 15 ho detto. Se no il panda moriva. Attenzione, attenzione. Bestia di questa Colt Bold. Comunque Bold. Sono andato. No, è caduto. Jerick nella lava, no, Jerick esci, no, Jerick no, non era la Q, Jerick. È morto. Jerick. Dai! Uscite, no, raga, Bold. Uscite, fidatevi, non scappate. Raga, no, oggi ma come? Cioè, oggi sta succede di tutto e di più. Cioè, Bold, quel Ravager ha ammazzato Jerick. Anna dov'è? Io sono a casa perché mi si è rotta tutta l'armatura. Meno male, sei scappata. No, raga, sono tanti. No, stanno continuando. Sto continuando. Io ne sto continuando a cagare come se non ci fosse domani. No! Ma fanno malissimo. Sbannatemi, vi prego. Sono tantissimi. Sono 20 anche dietro. Ma c'è anche Alex. Aiuto. Sono fortissimo. Mezzo cuore. No, perché? Aiuto. Sì. Ma che ne so, io volevo colpire. Vieni, la roba è lì. Non c'è niente che le prende. Pensa se questa cosa succedeva il giorno che... Guarda, lo vedi l'orizzonte? Sì. Guardalo. Guarda lontano. Vedi, Jerick? Non importa la meta, ma importa il viaggio. Il viaggio talvolta è impetuoso. A volte è in discesa e a volte è in salita. Ma non importa che cosa tu troverai alla fine di quella discesa, e neanche se ci arriverai sudato o fresco come una rosa. Perché quello che importa è la sensazione e l'emozione che tu hai provato durante quelle discese, quelle salite e quelle pianure. Il tuo panda è morto, va a fan bagno, è morto nella... Capito? Butta il fiore nella lava, è l'unica cosa che ti posso consigliare di fare, insomma. Addio, piace panda. Vuoi dire due parole anche per lui? Se vuoi ti metto anche la musica romantica, aspetta, Va bene. Ok, ti do da un attimo che parte. Però pensati due parole che siano gradevoli, insomma. Puoi iniziare. Panda piace, anche se ci siamo conosciuti per poco. Sapevo che la nostra amicizia era inequivocabilmente... Allora non si ride! Fantastica. Prego, continua. Un po' di voce però. Quindi, spero che un giorno ci incontreremo in un posto felice.
Finito? Ah, un Ravager! Che belle le figurine. Ti piacciono le figurine? Ai tuoi tempi c'erano quelle in bianco e nero. Oh, guarda che bello, mi è uscita la card dell'intruso. Bellissima. Molto bella, molto bella. Vediamo che figurine mi sono uscite. Questa figurina ci rivelerà chi è il rapitore. Allora, questo è Cror di Minecraft Estremo. Questa è una sciarpa, è un indizio. Qua ci abbiamo Anna e Lion. Vi assicuro che io... Cosa? Chi è? Cosa? In un mirino. Vabbè. Beh, sento, capito, vittima però lui, vedi, è sotto mirino. Cos'è, anche tu sei qualcosa e hai paura però di dirlo? Però c'è una fotocamera in magari mano. Ci sta spiando. Vediamo se un prossimo pacchetto ci può rivelare qualcosa in più, ok? Stai leggendo le carte come stai rotto. Allora, la card è lo scagnozzo dell'enigmista. Ok. E quello è l'osco, no, è l'osco. Che non ci dice niente per il momento. E indica lo scagnozzo, che c'è uno scagnozzo. Un grosso Cicotobi. Ecco qua. Una grossa Anna. E niente. E un'altra grossa Anna. E un altro Lion e Anna. Qua mi sembra di vedere un certo definito pattern. Cioè, non è che significa tipo che io vengo definita come lo scagnozzo, l'aiutante di suddetto. Questa card non ve la faccio vedere perché è troppo segreta, quindi non posso farvela vedere. Poi qua abbiamo un Lion strano. Perché c'è sempre Lion? Un Mario. È un po' strano. Poi metà di questo mostro che non... Spoiler. E poi un altro Lion mezzo corrotto, strano. Allora, mi sa che quello che esce di più... Vabbè, ma ho capito, ma è ovvio che nelle figurine ce ne sono tanti di Lion. Leggi bene le carte. Allora, ultimo pacchetto, questo qua ci rivela la verità. Oh, è l'ultimo, eh. È l'ultimo, se le esce anche qua Lion... Allora, la card è un seme contaminato. Eccola là. Ok. È Alex. Poi qua ci abbiamo Trecato e Lion. Il lanciafiamme di Lion. Una Anna vestita da... criminalessa lì, tutta elegante, e un Lion. No, non è possibile, cioè sono io. Sono io e Anna, ma non è vero. Invece sono sbagliate, hanno sempre ragione. No, vabbè, aspetta, le card avevano sempre ragione, delle carte ancora non sappiamo, non abbiamo conferma che abbiamo sempre ragione.